Ciao a tutti e ben ritrovati ad un nuovo unboxing da parte di eximhardware.com. Quest'oggi abbiamo in redazione l'ultimo mouse da gaming prodotto dall'azienda polacca Dream Machines. Stiamo parlando del DM6 Ole S. Del modello DM6 esiste la versione DM6 Ole e la Ole S. La Ole classica è dotata di un sensore ottico Pixart PMW3360 da 12.000 dpi, mentre il modello oggi ricevuto, Ole S, è dotato del sensore Pixart PMW 3389 da 16.000 dpi. Entrambi sono sensori top gamma che restituiranno sicuramente ottime prestazioni in game e non. Passando alla confezione, classica confezione di cartone, immagine illustrativa del mouse su uno sfondo esagonale, modello del mouse, logo dell'azienda. Nel retro della confezione, classico sfondo esagonale. Troviamo anche le principali caratteristiche del mouse, che sono l'adozione di switch One o Blue da 20 milioni di clic per quanto riguarda i tasti principali sinistro e destro, l'adozione di un sensore ottico Pixart PMW3389 da 16.000 dpi, come abbiamo già detto, e di un peso di soli 69 grammi. Quindi il DM6 Ole S, ma anche l'Ole classico, è un mouse, diciamo, ultra leggero. E infine è stato sviluppato insieme all'aiuto dei colleghi del sito polacco testgear.pl. All'interno della confezione troveremo una veloce quick start guide ed una informativa per la registrazione con il relativo seriale del mouse per attivare la garanzia e il relativo supporto. Infine troviamo il mouse stesso, che è il Dream Machines DM6 Ole S. Dando uno sguardo da più vicino, possiamo osservare un mouse in colorazione total black con una finitura opaca. Mi piace molto la scelta da parte di Dream Machines per questo abbinamento. La struttura, come possiamo osservare, è interamente forata, quindi il 90% dello chassis del mouse è interamente forato per abbassare maggiormente il peso e quindi attestarsi a 69 grammi. Le dimensioni sono medie, quindi permettono una presa di tipo claw grip, fingertip, e eventualmente, a seconda della dimensione della vostra mano, anche una palm grip. Nel dorso non troviamo alcuna caratteristica, dettaglio di rilievo. Spostandoci nella parte avanzata troviamo un tasto per lo switch dei profili DPI da un minimo di 400 ad un massimo di 16.000, ovviamente editabili tramite software di gestione, scaricabile prossimamente dal sito della Dream Machines. Classici tasti principali, che come abbiamo detto sono dotati di switch One o Blue da 20 milioni di clic. Una rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento classico gommato e il logo della Dream Machines. Facciamo sentire un po' il suono di questi Wano, che risultano degli switch leggermente più duri da premere e restituiscono quindi un feedback leggermente più particolare rispetto ai classici Omron. Ovviamente, per quanto riguarda l'encoder della rotellina, non parliamo di switch Wano, ma è un classico TTC, classico dei prodotti della Dream Machines. Spostandoci nel lato di sinistra troviamo due classici tasti laterali, con una finitura anche in questo caso opaca, sempre in plastica, una struttura forata e una sorta di scanalatura dove poter poggiare il pollice ed avere un maggiore grip sul mouse stesso. Spostandoci nel lato di destra troviamo anche qui una superficie interamente forata, che serve sempre ad abbassare e contenere il peso totale del mouse. La forma principale del DM6 Ole S è, come possiamo vedere, abbastanza simmetrica. Ovviamente è un mouse per destrorsi, in quanto non sono presenti tasti laterali sul lato destro, o comunque la forma non è simmetrica del tutto. Spostandoci nella parte frontale possiamo osservare meglio il design e la forma del mouse.
Passiamo invece ora a capovolgere il mouse, troviamo 4 mouse fit in classico Teflon di piccole dimensioni, poste diciamo agli angoli della parte inferiore del mouse. Centralmente troviamo il sensore ottico che in questo caso è un PixArt PMW3389 da 16.000 dpi. Troviamo un bollino per il controllo di qualità, che ovviamente è stato superato, e due tasti fisici che se non andiamo errati dovrebbero gestire il lift off distance, quindi il LOD del mouse e il polling rate del mouse stesso. Per quanto riguarda il LOD, il minimo è 1 mm e il massimo sono 3 mm. Vedremo meglio se è così come stiamo dicendo adesso, in quanto come sapete i nostri video unboxing sono dei first look video unboxing, quindi sono un contatto diretto e immediato al prodotto e poi passiamo alla recensione scritta sul nostro sito. Passiamo velocemente al cavo, che come sempre è un cavo molto flessibile, come possiamo osservare, è rivestito in treccio di tessuto, simil paracord, quindi molto interessante. Un classico connettore USB placcato oro e un relativo cappuccio in plastica per eventualmente trasportare meglio il mouse. Vi mandiamo dunque. Con questo è tutto e vi mandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximario.com che trovate sempre giù in descrizione. Vi invitiamo come sempre a lasciare un like al video, ad iscrivervi al nostro canale. Con questo è davvero tutto, la staff vi dà un saluto e ci rivediamo al prossimo unboxing. Ciao!